Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e oggi ci concediamo un breve episodio incentrato interamente, o quasi, su un'anfora etrusca raffigurante un suonatore di cetra o citara. Il suonatore, come vedremo, è circondato da una serie di danzatori mossi dal suono dello strumento, suono che pare essere rappresentato a mo' di fumetto per la prima volta proprio in quest'anfora. Direi che ho già anticipato abbastanza, prendiamo la nostra barchetta e partiamo per l'Etruria. Dunque, oggi parleremo di quest'anfora attribuita al cosiddetto pittore dell'ettacordo risalente, pensate, al 670 a.C. Un'anfora con un musicista che imbraccia un esemplare molto particolare di cetra. Esemplare che è stato ricostruito, ad esempio, dal musicista ricercatore Francesco Landucci. Avremo la fortuna di ascoltarla a fine video. Chi ha già sfogliato i primi episodi di questo mio progetto di storia della musica avrà già notato un episodio sulla musica etrusca. Bene, nonostante l'argomento ghiotto, avevo deciso di escludere tale anfora proprio per quella sua possibile caratteristica unica, ovvero la rappresentazione di onde sonore. Argomento affascinante, ma a tratti altisonante per un video introduttivo. Qualche settimana fa, Mattia di Humanistic Valley mi ha chiesto di fare un breve intervento per il suo canale, mettendo a confronto questo strumento a corde che potete vedere nello specchio etrusco e il rullo di tamburi, l'eptacordo ovviamente dell'anfora. Tra l'altro vi consiglio di andare a recuperarlo, un intervento molto fresh sulla religione etrusca. Bene, da quel breve intervento ho deciso di portare la medesima suggestione anche su questo canale, come pillola. Penso che vi piacerà. L'anfora protagonista di questo episodio è stata rinvenuta presso Cere, l'attuale Cerveteri, ed è figlia del periodo orientalizzante della penisola italica. I contatti col mondo che noi oggi chiamiamo greco non avvenivano più soltanto attraverso le rotte marittime. Come noto, l'influenza ellenica si era spostata in altre coste del Mediterraneo, compreso ovviamente anche l'Italia. Tale anfora, come detto, è attribuita al cosiddetto pittore dell'eptacordo, pseudonimo evidentemente riferito al soggetto ritratto. Queste figure antropomorfe, decorate con una vernice bruno-nerastra, sono rappresentate con un forte dinamismo, una composizione quasi narrativa che abbraccia tutto il registro dell'anfora. Le acrobazie dei danzatori hanno un collante, ovvero il canto e il suono della cetra a sette corde, da cui appunto eptacordo. L'immagine, nella sua ciclicità, nella sua visione di insieme, parlerebbe già da sola. Ma curiosamente il pittore inserisce alcuni stilemi originati, sembra, dal canto e dallo strumento. Vicini al suonatore e alla loro fonte, questi stilemi si presentano in modo corposo e, passatemi il termine, sonoro. Gli stessi segni li troviamo anche tra i danzatori, forse meno forti, più flebili, ma vagano, ondeggiano tra le acrobazie. Ora, è condivisione di molti studiosi considerare tutto ciò come una propagazione delle onde del suono. Un tipo di rappresentazione figurativa che avrebbe dello straordinario. Ripetiamo, l'anfora è datata 670 a.C. Ripeto, è una teoria, ma visto il modo in cui vengono riportati questi segni, il tutto sembrerebbe plausibile. Ciò che qualcuno potrebbe giustamente domandarsi riguarda intanto i segni in sé. Perché non potrebbero essere delle semplici decorazioni, come del resto siamo abituati? Beh, su quest'anfora, vista la loro ubicazione, mi sentirei di escludere tale ipotesi. L'obiezione maggiore però potrebbe essere: perché in altre rappresentazioni canore, strumentali, coreutiche non vengono rappresentati stilemi o segni simili? Del resto, da come abbiamo visto anche solo nel video sugli strumenti etruschi, non abbiamo trovato raffigurazioni simili. E sia chiaro, onde sonore o rimandi grafici simili potremmo aspettarceli non solo in episodi squisitamente musicali, ma anche in altre rappresentazioni belliche oppure, perché no, anche di fornicazione estrema. La risposta, come penso possiate immaginare, non è altrettanto scontata. Dal mio punto di vista posso dirvi che dobbiamo tenere in considerazione molteplici fattori, senza i quali verrebbero fuori delle risposte un po' raffazzonate. Siamo intanto nel VII secolo a.C., periodo in cui si moltiplicano i contatti col mondo greco. Lo stesso mondo greco che, come abbiamo detto più volte, cerchiamo di formalizzare per fare un discorso omogeneo, lineare, chiaro, ma esso era frammentato in numerosissime polis autonome.
Così, parallelamente, lo era anche il mondo etrusco, ricordiamo la Dodecapoli e via dicendo. Compresa la questione temporale e spaziale, subentrano altri tipi di studi. Quindi l'iconografia, l'architettura, l'archeologia... Forse, visto il soggetto, potrebbe aiutarci sicuramente la ceramografia etrusca. Ci sono articoli specifici anche su quella ceretana, quindi quella di cere. Ecco, con la molteplicità di studi nei vari campi potremmo concludere che tale rappresentazione sia frutto semplicemente del pittore in questione. Insomma, stringendo, non una pratica etrusca condivisa. Le stesse ceramiche del medesimo luogo, periodo, addirittura attribuite allo stesso autore, non ci sono d'aiuto. A meno che non vogliamo interpretare questi segni rinvenuti nella ceramica di Aristonotos come evidenza di tale pratica. Il soggetto che state vedendo è di natura mitologica, riprende l'Odissea, in particolare la lotta con Polifemo. Perché non vedere quelle saette come parte sonora attiva di tale battaglia? Va bene, come vedete l'argomento è ricchissimo di curiosità, sfumature e continui raffronti diversi. Sulla nostra anfora dell'eptacordo, al di là delle onde sonore, qualcuno potrebbe essere anche incuriosito dalla forma elaborata di questi bracci, da questi sostegni della cetra. Come avevo già detto nel cameo del video di Humanistic Valley, queste forme elaborate le possiamo trovare anche in cetre non etrusche, come ad esempio quest'anfora di Cipro dell'VIII secolo a.C., che prende il nome di Hubbard, dove il suonatore impugna una cetra con queste forme sinuose elaborate dei bracci, e che rimandano proprio al nostro eptacordo. O ancora questo vaso d'argilla con nuovamente questi bracci a forma elaborata. Se vi interessa la correlazione di questi strumenti, vi lascio qua sotto, oltre alla consueta bibliografia, un articolo molto interessante, scritto da Emiliano Licastro e Placido Scardina o Scardina. Alcuni studiosi come Maurizio Martinelli hanno persino ipotizzato che quelle sorte di pomelli che si trovano in mezzo ai bracci non siano altro che delle agevolazioni per ridurre o aumentare la pressione sulle corde. Insomma, ad agevolare un cambio di accordatura. Certo, sono ipotesi e perché no? Ma su discorsi tecnici specifici lascerei la parola a chi si occupa di queste cose da più tempo di me. Come promesso, vi lascio al buon Francesco Landucci che ci racconta qualcosa del suo eptacordo ricostruito. Oltre alla lavorazione in sé, ci farà sentire il suono dello strumento. Come più volte detto, non abbiamo testimonianze notate di musica etrusca, per cui ciò che possiamo sentire oggi è frutto di un'interpretazione a posteriori. Certamente però, in quest'anfora notiamo un musicista di cui ci ha già abilmente parlato Mattia di Humanistic Valley. Esso si presenta con una posa solenne, sicura. Penso che Landucci sarà d'accordo con me nel vederlo quasi come un rocker di un'altra epoca. Inoltre, il fatto che questi danzatori si agitano in pose acrobatiche ci suggerisce un andamento musicale piuttosto concitato rispetto ad una placida e dolce melodia. Chissà. Vabbè, vi saluto e vi lascio in compagnia di Landucci. Noi ci vediamo prestissimo con le ultime curiosità dal mondo antico. Poi pian piano partiremo col vastissimo mondo della musica medievale e credetemi, sarà un vero e proprio spettacolo. Un salutone e alla prossima puntata. Smack! Vai Francesco! Ciao a tutti, io sono Francesco Landucci e mi occupo da qualche anno di costruzione di strumenti musicali dal mondo arcaico con il mio progetto Archeoliuteria, che fa parte di un progetto più ampio chiamato Archeologia Sonora Sperimentale. Ed oggi vi mostrerò la mia versione dello strumento rappresentato sull'anfora. Per la costruzione degli strumenti musicali ho potuto alle volte visionare anche reperti archeologici. In questo caso mi sono aiutato solamente dal dipinto con le mie nozioni di archeoliuteria, ma lasciando spazio comunque alla sperimentazione. Ho così scelto di costruire lo strumento utilizzando sì il legno, ma ad esempio ho utilizzato anche il bronzo per costruire i bracci. E come piroli ho deciso io di utilizzare piroli moderni, a differenza appunto delle meccaniche antiche che venivano utilizzate su certi strumenti, che sono queste qui che vi mostro. Cioè dei pezzettini di legno o addirittura delle accetti, delle cinghiette di cuoio che giravano intorno appunto al giogo, che è questa parte qui.
accordare si girava per tirare e per allentare. Le corde sono da me realizzate utilizzando budello di montone. Ma tornando al nostro dipinto, possiamo vedere anche un'altra cosa interessante, e cioè che il musicista ha in mano il plettro, perché questi strumenti venivano utilizzati suonati con i plettri. Erano plettri molto grandi, queste dimensioni qui, che venivano tenuti in mano, appunto, spesso e volentieri legati con un laccio per rimanere poi attaccati allo strumento, per non essere persi, insomma. Penso il motivo sia quello. Fin dal primo momento che ho visto questa immagine mi ha subito dato la sensazione di un musicista che suonasse in maniera forte, insomma, per farsi sentire, per far danzare questi ballerini acrobati. Ci sono 5 danzatori che piroettano e 2 di essi hanno in mano delle armi. Si potrebbe così identificare come una danza acrobatica in armi, forse per un'occasione conviviale o ludica o un rituale religioso. E mi ha ricordato subito, insomma, la postura mi ha fatto venire in mente la postura di questi chitarristi moderni, questi bassisti moderni che hanno... No, quello ero io, però, ecco, chitarristi un pochino più scenografici, diciamo. E mi può venire in mente, appunto, chitarristi che lanciavano razzi e fulmini dalla chitarra, come Esquilei di Kiss, mentre dal nostro chitarrista sembrerebbe partisse da onde sonore, insomma. Gli scherzi, tornando al nostro musicista, si vede che ha il plettro in mano, plettro legato al laccino che glielo tiene, appunto, attaccato allo strumento. Lo strumento è sorretto da una cinghia. Questa cinghia serve appunto per suonare gli strumenti in piedi. Spesso e volentieri, anzi quasi sempre, in rappresentazioni etrusche sono suonati in piedi, quindi c'era bisogno appunto di questo laccino, questa piccola cinghia, diciamo, che teneva lo strumento appunto attaccato al corpo. Soprattutto in ambito etrusco, ma non solo, la postura della mano sinistra, cioè quella che sta sulle corde, è quasi sempre con le dita stese, appoggiate sulle corde. E praticamente in questa modalità si tengono le corde stoppate e suona soltanto le corde che vengono lasciate libere. In questo caso io ora le ho tutte stoppate, non suona, si sente stoppata. Come ne lascio libera una, suona ad esempio. Lasciando libere quelle che vogliamo che suonino, e si crea appunto melodia ritmica. Che melodia utilizzassero non ci è pervenuto, quindi di lì parte una mia interpretazione artistica. Thank you.
Certo, è ipotizzabile anche altri tipi di tecniche sonore, quelle anche magari arpeggiando sia con la mano sinistra e aiutandosi anche con il plettro. Ma nel nostro caso no, il chitarrista suonava plettro in mano, dita stese e... Chiaramente queste sono solo mie ipotesi in una chiave di lettura del musicista, appunto, con questi acrobati accanto che sono molto dinamici ed energici, no? E quindi una musica energica. Chissà se il nostro Etrusco, mentre suonava, cantava anche. Ci sono altre rappresentazioni, per esempio, che si intravede l'utilizzo del canto, o comunque si deduce che potessero cantare. Questo era un breve estratto di un brano del mio progetto La Senna Icos con la cantante Sabina Manetti e l'archeologa Cinzia Murolo, con le quali ho realizzato un disco con la suggestione canora dell'Etrusco. Vi saluto e grazie.